Quante volte le previsioni meteo ci hanno impedito di trascorrere una giornata al mare? Quante le prenotazioni alberghiere disdette? E poi magari c'era il sole? Tutto a causa delle previsioni poco precise, spesso sbagliate, che anche quest'anno hanno fatto infuriare non poco gli operatori turistici del litorale veneziano. Purtroppo il mare ha questo microclima che può essere molto diverso rispetto al tempo che vive l'entroterra della regione. Quindi ogni qualvolta le previsioni prevedono brutto tempo, normalmente lungo le spiagge invece c'è il sole. E questo crea ovviamente dei disagi, delle legittime critiche da parte degli operatori. Ma se qualcuno a Jesolo ha già pensato alla formula abbronzati o rimborsati, anche dalla regione arriva una soluzione per evitare a turisti e pendolari sgradevoli sorprese. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, installando delle micro centraline meteorologiche sulle spiagge, dove appunto la rilevazione delle previsioni è molto più precisa, e installando anche delle webcam in maniera tale che il turista che vuole accertarsi se sulla spiaggia che frequenta normalmente c'è il sole oppure no, può vederlo direttamente. Unica difficoltà: il problema è la gestione del dato, perché non è semplicemente il fatto di avere una centralina, poi la verifica e il ragionamento che sta attorno al dato delle centraline. Abbiamo l'ARPAV, che è la nostra struttura regionale che gestisce questo tipo di dato, dovremmo cercare di istituire un servizio che funzioni soprattutto nel fine settimana per rilevamenti più puntuali e legati al territorio.